Buongiorno e buona domenica a tutte. Come state? Spero bene. Stamattina un video veloce, spero, per mostrarvi, per fare un trucco innanzitutto con una palette che non vi ho mostrato nella rassegna delle palette estive. Non so perché, perché questa è la palette che io avevo in mente da mesi, pensando all'estate. Dicevo, vabbè, questa qui sarà la palette dell'estate o comunque sarà una delle principali. Non so perché, cioè in realtà so perché, perché si trovava in un'altra location, quindi non ce l'avevo sotto mano quel giorno e non ve l'ho mostrata. Sto parlando della Catrice Reach Up for the Sunrise. Erano due, questa qui è uscita nell'estate del 2020. Ehi, ehi, yuhu! Nell'estate del 2020. Ed erano due palettine, questa qui e un'altra con i toni un pochino più sul verde, appena appena più freddi. Questa era Sunrise, quell'altra era Sunset, e questa qui ha i raggi che vanno verso l'alto, giustamente l'alba, mentre l'altra aveva i raggi sul pack che andavano verso il basso, quindi il tramonto. La stessa cosa per quanto riguarda alcune cialde, hanno questi raggi così, e nell'altra c'erano cialde con i raggi così, alcune. Vi faccio vedere subito i colori, che sono stupendi, bellissimi. Cioè, questa è una palette proprio estate fortissima. Una mini Natasha Denona Sunset, scusate. Diciamo, c'ha molti colori in comune con quella palette, ma ne ha altri anche. Ed è leggera, trasportabile ovunque, anche se non è minuscola, è abbastanza grande. E è stupenda, è veramente stupenda. Quindi stamattina andiamo a fare un make-up con questa palettina. Perché Catrice? Mi è tornata in mente Catrice? Perché stamattina ho fatto shopping così sfrenato di poco conto dall'edicola. Ho preso queste due cosette, ho preso questo giornale Grazia con questa crema corpo e mani di Alice Ashley Mask, che anche se non è il mio profumo preferito mi piace, vedrò se tenerla io o regalarla a mia madre, vediamo un po'. E poi questa qui l'ho pagata 2,50 euro con il giornale, anzi l'apriamo subito così vediamo un po', sentiamo un pochino il profumo. Incollata benissimo, sono con i capelli bagnati, ragazzi. Ho fatto una doccia, fa un caldo, però sono contenta perché per me l'estate va bene così. Certo, magari Magari oltre oltre 45. 45 gradi evitiamo, però io sto benissimo quando c'è Questo caldo qua. Allora, questa qui è la cremina. Sono 100 ml, quindi anche da portarsi in viaggio volendo. È sigillata, quindi non la apro, vedrò cosa farne. Comunque molto buona, molto carina come fragranza, perché avevo il profumo che scroccavo da mia madre, ogni tanto me lo mettevo. E poi ho preso quest'altro giornale Elle, molti sanno che si trovano due prodotti in alternativa, o la matita Curl, non so se è solo di questo colore, ce ne sono altri, questo in questo caso è Welcome to the Jungle 270, sarà un verde, adesso lo vediamo. In alternativa alla matita si trova una palettina occhi molto carina, che però a me non interessava, non so se è lo stesso prezzo, sia di 2 euro, non lo so, forse un po' di più la palette, non lo so, ditemi voi se l'avete presa, se costa un po' di più, non lo so, Insomma, non mi interessava. perché è carina, ma di Catrice già ce l'ho, mi basta e avanza questa qui stupenda. E a questo punto una matita di Catrice non era niente male, la spacchettiamo subito, vediamo un po', sto già facendo la sauna, io spero non si vedano i riflessi della fotocamera. Questa qui è la matitina e il Colore è questo. colore qui, molto bello, questo verde è bellissimo, Bella, morbida, molto molto morbida. È un verde tra il petrolio appena appena luccicante, ma non troppo petrolio, un verde petrolio più sul verde, ecco, non è più sul blu. molto molto bella. Quindi stamattina la proviamo. Visto che effettivamente io sono piena di matite, però queste qui verdi, un po' più colorate, feci un decluttering qualche mese fa e non le ho più utilizzate alla fine, non più Quindi utilizzate. sono per lo più piena di matite nere, grigie, marroni, queste colorate mi servivano, indispensabili. Allora, partiamo subito perché ho già perso 5 minuti nel parlarvi del tutto. Allora, utilizzo il primer di Kiko, questo che è in smaltimento, questo perlato, che da un po' che non uso perché sono stata fuori, ho portato altre cose da smaltire, quindi questo qui non l'ho utilizzato Tantissimo. Mettevo subito sulle palpebre, facciamo un più. Un trucco molto veloce, ovviamente non so se utilizzerò, non uso nessuna BB cream perché sono un po' abbronzata. Uno, due, perché fa caldissimo, quindi non ho intenzione, anche se questa qui di Face di
è ottima, asciuga molto, non fa sudare, però stamattina non se ne parla, almeno per il momento non ho alcuna intenzione, mi sono appena docciata, non ho alcuna intenzione di mettere ulteriori creme oltre che quella per il viso che sto usando in questo periodo. Vi faccio vedere subito la linea di Luce by Alessia Marcuzzi, quindi questa qui crema occhi, crema viso che sta già terminando. Prima della crema viso applico il siero illuminante che sta terminando anche lui e la notte applico l'olio rigenerante da notte. Devo dire che questi prodotti sono buonissimi davvero. Allora, partiamo subito con la palettina e partirei subito con come colori. Facciamo la piega. Alcuni sono in tonsi, eppure l'ho utilizzata questa palettina. Allora, facciamo la piega con qualcosa di bello, sì, dai. Questo color giallo melone, perché c'è pure questo giallo un pochino più tenue, questo qui, però utilizziamo questo giallo melone Explosion. Anzi, utilizziamo questo specchietto, vediamo se riesco a truccarmi con una sola mano e vai. Vediamo un po' se riusciamo a fare un make-up davvero veloce e pratico sarà stamattina, proprio per rimettere in utilizzo questa meraviglia. La palette più bella dell'estate, secondo me. Peccato che non si trovi più. Io ero partita che volevo prendere l'altra, quella lì, perché i toni caldi ne ho diversi, appunto la vedevo una mini sunset con altri colori. Volevo prendere l'altra con quei toni sul verde, salvia, verde malva, verde salvia, verde un pochino più, colori un po' più cupi ma belli. E non era disponibile questa palette qui, questa qui sunset. Quindi alla fine ho optato per questa, ma mi è andata benissimo perché una volta ricevuta e aperta, forse era meglio questa di quell'altra, forse con quell'altra avrei fatto un errore, l'avrei tenuta comunque. Però questa qui, nonostante alla fine sono i colori che uso di più, quindi va bene così. Ho fatto un abbozzo di piega, direi che va bene così. Passo subito a qualche shimmer. Come shimmer, questo è un duochrome, Glory è un duochrome. È celestino, grigio ma anche violaceo, però io farei questi qua già li ho utilizzati, andrei con dopo questo giallo senape, questo possiamo utilizzare, questo qui va, Sunbeam, vediamo un po' che cosa ne esce, belli, ancora cremosissimi, dopo 3 anni sono burrosi e cremosi scriventi, sono stupendi questi colori, davvero, questi ombretti. Direi che va più che bene. È un look che ricreo, sto ricreando in questi giorni anche con altre palette. Non è che viene un look particolarmente originale, però alla fine è estate, dorati, bronze. Sono i colori che adoro di più. Ok, e poi qualche cosa di scuro. Quindi utilizziamo 3 colori. Abbiamo utilizzato questo e oscuriamo un pochino con questo qui, sempre una cialda intoccata, così andiamo a rovinare anche lei. E l'angolo esterno lo facciamo con questo che è Sunglasses, ok. Mi piace questo make-up. È una palette che non potevo assolutamente non menzionarvi in questo periodo estivo. Come ho fatto a non portarmela per mostrarvela. Quindi nel video delle palette estive, oltre alla piccola Pat Maigrat, che vi ho fatto poi vedere dopo, successivamente alla fine di quel video, ci sta anche questa, che vi faccio vedere oggi. È un trucco molto caldo e semplice, quindi sul giallo, sul marrone borgogna sull'angolo esterno e questo dorato bronzeo sulla piega shimmer. Però direi di fare un po' di transizione perché la piega è venuta abbastanza scura. La transizione la facciamo con Nature, così almeno utilizzo un colore bianco, io non utilizzo mai i colori così chiari, burro, diciamo. Così puliamo un po' ecco questa zona qui. Un pochino più pulita. Ok, no,
aiuto. Vabbè, una punta di giallo è andata un pochino in questa cialdina qui, non è successo nulla, poteva andare peggio. Ok, allora gli occhi, proseguiamo col make up con la matitina, questa qui nuova, fresca fresca di un paio d'ore fa, appena acquistata in edicola, e andiamo con, vediamo un po' che bella scrivenza, è morbidissima. Io la metto sia qui come eyeliner, bello questo verde con questi colori oro bronzati, questo verde è un petrolio verdino. Per fare un make up veloce la metto sia sopra che qui nella rima infracigliare inferiore. Io non uso la matita nella rima interna ormai da anni, oltre 10 anni. L'avrò messa di rado giusto per cambiare un attimo, per tornare un po' al passato, perché la utilizzavo intorno ai 20 anni. Il mio make up, come ho già detto una volta, era solo matita nera qui, stop, quello quotidiano. Quel weekend si usava con il mascara, qualche ombretto. Ok, forse non si nota granché, però va bene. È un trucco estivo molto, molto rapido. Ovviamente il mio Armani, stupendo. In questo periodo sto utilizzando, mi è quasi terminato quello di Essence, quello insomma famoso col pizzo verde, mi è terminato, quindi ho aperto questo qui di Faberlic, che ho utilizzato in questi pochi giorni, 2 o 3 giorni. Sinceramente è molto buono, molto carino, però è bello nero, cremoso, solo che lo scovolino è troppo cicciotto per me, a me non fanno più impazzire questi mascara qui. Quindi non lo so, penso che sarò un po' di rado, stamattina voglio andare di questo. E questo qui vediamo cosa farne, non mi fa impazzire. Non mi piace proprio lo scovolino, perché un altro di Faberlic che invece ho utilizzato 2 o 3 anni fa era fantastico, con lo scovolino appunto, con i dentini piccoli piccoli, quindi quasi inesistenti, ormai quelli là sono i miei mascara. Questo qui l'ho preso, diciamo, a scatola chiusa e nel super sconto con un ordine, lo pagai pochissimo, però insomma meglio evitare. Mi sa che lo regalerò a qualcuna, tanto alla fine una persona molto intima vicino a me, vediamo un po', che magari apprezza anche di più, sì, apprezza di più gli scovolini cicciotti rispetto a quelli sottili, perché vedete questo qui di Armani invece ha questi dentini molto molto piccoli e mi permettono di pettinare le ciglia in un modo spettacolare. Così mettiamo molto velocemente, senza troppi magheggi, il mascara. Messo così velocemente, trucco veloce veloce, e per le labbra utilizziamo qualcosa di nuovo, cioè qualcosa che non vi ho mai mostrato, vediamo un pochino cosa mettere. Mettiamo questo qui di Wycon, che mi piace molto. No, vabbè, col dorato no, ma preferisco qualcosa di più. Mettiamo utilizziamo questa lip tint di Astra, che io adoro. Ce ne sono 4, le avevo prese tutte e 4, ma avendo tanta roba per le labbra ne ho scelta una. Ho scelto quella che mi ispirava di meno, perché ha il liquido molto scuro, è la numero 4, la più scura di tutte. Volevo prendere la numero 1 o 2, no, la 1, che è rossa rossa, però la vedevo troppo delicata sulle mie labbra, quasi troppo chiara. In realtà queste qui sono stratificabili, quindi facendo più passate si può raggiungere il tono di colore che si vuole. Allora, si è assorbito il balsamo labbra che ho utilizzato, ossia questo qua di Soha, Hydra Marie, buonissimo, proprio estate piena. Posso procedere con questo, vediamo un pochino. Ok,
fatto una sola prima passata, ma io queste tinte le adoro. Queste tinte di Astra sono spettacolari. Quindi vedete, questo qui è un primo strato. Si asciuga, resta lì ore ed ore. Se lo voglio un po' più scuro, faccio un'altra passata e così via. È veramente stupendo questo prodotto, secondo me. Non è idratante, però non è nemmeno un prodotto che secca le labbra. È stupendo. Bene, il profumo l'ho già applicato prima, ho applicato questo qui, il Tesori d'Oriente Thalassotherapy. Anche se non sono più al mare, è una magra consolazione utilizzare questo. E così. Questo make-up spero si veda qualcosa. Un po' dorato, un po' verdino. Non ho colorato le guance effettivamente, non so se colorarle o meno, credo proprio di no. Al massimo utilizziamo qualcosa di molto pratico. Prendo sempre per mantenere un livello di idratazione delle guance, anche se fa caldo, ma alla fine la pelle va tenuta idratata. Utilizziamo il Nabla Two Reasons. Io ho questo prodotto nella colorazione Flushed Terracotta e lo utilizzo così. C'è ancora la cartina per non accecarvi. Allora, la parte del blush terra, io utilizzo anche come terra perché appunto è. Mi ha messo un po', vabbè che si sfuma benissimo questo e lo faccio con le dita, lo lavoro con le dita, la sfumatura la faccio con le dita perché mi piace un sacco, molto più naturale, non c'è spreco di prodotto sul pennello. No, aspetta, è coperto, anzi ne approfitto per togliere finalmente questa cartina. Ah, finalmente, dopo un anno ce l'abbiamo fatta. Beh, è proprio bello, un po' più di salute ci sta finalmente. Beh, dai, ci sta. In estate questo qui è fantastico. Ravvivo un po' la bronzatura che è già presente sul volto. E poi utilizzo la parte lucida come parte idratante. Molti la disdegnano questa parte qui. Molte la odiano, invece io la trovo molto carina perché appunto non appiccica, ti dà un velo di profondità, dà un po' di volume, ecco, al make-up. Il lucido giusto che ci vuole, idrata un pochino, non appiccica ed è buonissimo. Di solito la metto anche sulle labbra quando non le trucco. In questo caso, avendo una lip tint, potrei anche utilizzarla come gloss, ma non mi va di usarla come gloss, quindi lasciamo così, vedete c'è un po' più di salute in questo viso grazie a questo prodottino. E niente, io vi saluto, vi auguro una buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!